Salve a tutti! In questo video andremo a vedere due nuovi controlli per i nostri progetti, che sono il controllo Masked Text Box e l'Error Provider. Allora, apriamo il nostro Visual Basic, creiamo un nuovo progetto, lo chiamiamo come lo vogliamo chiamare, io lo chiamo Provola, anzi no, lo chiamo Pino, come sempre. Lo chiamo Pino, ed eccolo qua. Benissimo. Andiamo a mettere subito nel nostro form, quindi un pulsante che ci sarà utile, magari lo allarghiamo un po', poi una label appena la trovo, eccola qui, un error provider, questo qui vedete, e va a posizionarsi direttamente qui sotto, perché infatti non è visibile sul form, ma è un componente che, come abbiamo già visto il timer per esempio, rimane qui nascosto e non è visibile sul form. E infine andiamo a prendere una Masked Text Box, che è questa qui, cioè una casella di testo mascherata. È una normale text box, solo che ha appunto una maschera. Cioè, cos'è questa maschera? È un metodo di visualizzazione dei dati che noi andiamo a mettere specifico. Per esempio, per quello che andremo a fare noi, cioè mettere una data all'interno di questa Masked Text Box. Ci verranno proposte, diciamo, tre caselle qui dentro, una per i giorni, una per i mesi e una per gli anni. Bene, allora, per prima cosa andiamo nella Masked, clicchiamo sulla freccetta nera che c'è qui sopra, vedete, e clicchiamo Imposta maschera. Si apre questa finestra e noi andiamo a scegliere una data breve. In questo modo, vedete, la nostra Masked Text Box sarà impostata con questa visualizzazione. Quindi questa qui sarà la casella dei giorni, questa è quella dei mesi e questa è quella degli anni. Facciamo clic su OK, vedete, viene subito modificata. Sempre tra le proprietà della Masked Text Box andiamo a modificare la proprietà font. Clicchiamo su questa freccettina qui e aumentiamo la size, cioè la grandezza dei caratteri all'interno. Io la metto a 24, vedete, e così si allarga anche la Masked. Se non entra tutto, ovviamente bisogna allargarla un pochettino. Ok, perfetto. Andiamo nel button 1 adesso e alla proprietà text del button 1 ci scriviamo un controlla, se la trovo qui magari. Controllo. Perfetto. Questo button 1 poi andrà a controllare che noi abbiamo inserito appunto una data valida all'interno di questa Masked Text Box. Nella label 1 invece alla proprietà text ci scriviamo inserisci una data. Ok, ci mettiamo anche i due punti, magari è più bello. Scusate, ci inserisci una data. Ok, due punti, la mettiamo qua. Benissimo. Vi faccio notare che per il momento non abbiamo ancora usato l'error provider, perché l'error provider va attivato, diciamo, da codice. Benissimo, facciamo un doppio clic sul button 1, così si apre la finestra del codice e andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Allora, intanto, quando premiamo sul button 1, dobbiamo controllare che la Masked Text Box sia completa. Infatti, se avvio il programma, in questo momento, qui dentro posso scriverci di tutto. Se mi metto qui e senza cancellare niente scrivo, che ne so, 23, vedete automaticamente lei cancella i trattini e scrive il numero che voglio io, 2312, che ne so, 2013. Ho messo una data così a cavolo. Va bene. Se li cancello, vi appaiono i trattini. Vedete? Questo è il funzionamento della Masked Text Box. Solo che questa Masked, nel nostro caso, ha due problemi. Il primo potrebbe essere che non la completiamo. Per esempio, potrei lasciare così, 23, 11, 2000. Anzi, 201, e poi mi manca l'ultima cifra. Bene, in questo caso, ovviamente, la nostra data non è valida. Così come non è valida una data di questo tipo, 23 74 2013, dato che non esiste il mese 74. Benissimo, quindi avremo due cose da controllare e il nostro error provider dovrà fornirci due errori diversi a seconda, appunto, del nostro sbaglio. Quindi, se abbiamo lasciato la masked text box incompleta o se abbiamo inserito una data che non è valida. Perché infatti l'error provider cosa fa? È un fornitore di errori. Quindi se noi lo associamo a un controllo, in questo caso lo associeremo alla Masked Text Box, lui in base a delle situazioni che definiamo noi ci dà degli errori.
andiamo sul nella parte della programmazione del forloop. Per prima cosa, all'avvio del programma, cancelliamo tutti i possibili errori associati alla masked text box 1. Quindi, quando facciamo clic sul bottone 1, il nostro error provider 1 dovrà settare un errore, vuoto in questo caso, set error, a quale componente? Alla masked text box 1, e questo errore dovrà essere nullo. Se non vi è chiaro adesso, tra un po' lo vedremo meglio. Dopodiché, una volta che abbiamo fatto clic sul bottone 1, dobbiamo controllare che cosa? Che la maschera intanto sia completa. Quindi se la masked textbox 1.mask completed, quindi se è completa, uguale false, e quindi se non è completa, allora che succede? Il nostro error provider 1 dovrà settare un errore sulla nostra masked textbox 1 e questo errore dovrà dirci: scrivi una data completa. Ok, perfetto. Andiamo a capo, qua c'è l'endif, usciamo dal nostro if e dopodiché già avviamo il nostro programma e controlliamo se c'è qualche problema. Allora, questo qui è il nostro programma. Io ora metto una data incompleta, gli metto 2, anzi, facciamo 2, 22, 2000. Mi manca questa cifra, dovrebbe darmi errore. Facciamo controlla, vedete, appare il simbolo dell'error provider qui accanto, che lampeggia, e mi dice scrivi una data completa. Se io adesso clicco di nuovo sul controlla, lui continua a lampeggiare e mi dà sempre lo stesso errore. Sempre scrivi una data completa. Quindi questo qui è il funzionamento dell'error provider. In base al controllo su cui l'associamo, a cui lo associamo, lui appunto appare e ci dà l'errore che noi abbiamo prefissato. Se adesso però metto 20 e 22 2000, che comunque non è una data accettabile, lui non me lo segnala come errore. E adesso dobbiamo appunto andare a dirgli che se mettiamo una data che non può esistere, la deve segnalare come errore. Quindi facciamo un altro if e chiediamo al nostro programma di controllare se quello che c'è nella masked textbox 1 è una data, quindi se isDate che cosa? Quello che c'è nella masked textbox 1 è uguale a false, o perché ho messo la virgola, è uguale a false, then, ok, allora ve lo rispiego questo fatto qui che potrebbe non essere chiaro. Questa funzione isDate ci dà un valore vero se quello che c'è nel controllo che noi gli indichiamo tra le parentesi è una data. Siccome in questo caso noi vogliamo controllare che quello che c'è nella masked non sia una data, quindi se quello che c'è nella masked textbox 1 non è una data, quindi se isDate di masked textbox 1 ci dà false, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo settare un altro errore con il nostro provider, quindi error provider 1, scusatemi, punto set error, sempre sulla masked textbox 1, dovrà dirci che non hai inserito una data valida. Chiudiamo la nostra parentesi e riavviamo il programma, vediamo che dice. Allora, io gli metto una data completa stavolta, metto 11 10.2021, che è una data accettabile. Quindi controlla, oh, e lui mi dà errore, perché? Forse perché siamo nel futuro? No, non so perché non me la dà come data valida, vediamo un po'. Scusate. Allora, se isDate di masked textbox 1 uguale a false, then... È strano questo fatto, è strano perché non dovrebbe darmelo come errore, ma forse è perché siamo nel futuro. Cioè, il 2021 appunto non è ancora arrivato. Se gli metto 11, 10, 2010, no, me la segnala comunque come errore. Non ha inserito una data valida. Perché? Perché? Se quello che c'è nella masked textbox 1 non è una data, aggiungi questo errore. E mi dici che non ho inserito una data valida. Ma è strano.
È molto strano perché dovrebbe darmelo come buono. Vediamo se forse vuole una data di quest'anno, quindi 11-10-2013. No, la segnala comunque come errore. Scusate un attimo, metto in pausa la registrazione, cerco di capire l'errore e poi appena lo trovo ve lo dico, insomma. Eccoci qui, allora l'errore è semplicemente qui. Gli ho detto che deve cercare. Deve controllare che nella maschera Xbox 1 ci sia una data, ma la maschera Xbox 1 è questa. Noi dobbiamo controllare il testo della maschera Xbox 1, perché infatti la maschera Xbox 1 è un controllo, non è di certo una data. Invece il testo della maschera Xbox 1 può essere una data. Quindi se questo testo qui è una data, anzi se non è una data in questo caso, dato che è uguale false, allora ci deve dare errore. Proviamo. Metto 11, scusate, 11. 12 2012, controllo e non mi dà errore. Se adesso gli metto una data incompleta, quindi 11 12 201, mi dovrebbe dare errore, infatti mi dice scrivi una data completa. Se invece gli do una data sparata, quindi 11 22 2011, mi dice che non ho inserito una data valida. Quindi abbiamo visto il controllo maschera Xbox 1, come impostare appunto una maschera tramite questa freccetta qui, vedete che ce ne sono di vari tipi. Voi potete scegliere quella che volete, potete crearne anche una personalizzata. E come usare l'error provider 1 per associare appunto degli errori a dei controlli. Salviamo il tutto, andiamo su File, salva tutto, la salviamo dove vogliamo. Dopodiché ci vediamo nel prossimo video. A presto!